Grazie, come sempre, grazie di questo invito. Per me è sempre un'occasione di riflessione. Te lo dico tutte le volte, io non sono un'esperta di scuola, non sono un'esperta di pedagogia, vivo nella scuola da tantissimi anni e vedo la scuola soprattutto dal di fuori. Il vostro documento è un documento di grandissimo interesse. Ci si legge la storia di un'organizzazione che pensa i problemi della scuola da tanto tempo, li pensa con grande serietà, con grande senso di responsabilità e quindi dice parole misurate, parole fortemente dotate di senso. Però se dovessi dire, non sfugge a una domanda cruciale che io mi faccio sempre tutte le volte che leggo delle cose sulla scuola, e quelle che mi piacciono di più. La domanda cruciale è, ma perché queste idee, che a volte sono nuove, argomentate, messe insieme in maniera nuova e originale, molto spesso hanno una storia lunga alle spalle, voi stessi la riconoscete, la intrecciate nei vostri percorsi, perché queste idee fanno così fatica a realizzarsi? Perché noi continuiamo a dirle, a scriverle, a pensarle e poi ci accorgiamo che la realtà della scuola è spesso molto, molto diversa da questo e facciamo così fatica a metterla in pratica. Allora, ecco, quando uno si pone queste domande, poi il ragionamento va a cercare di capire, diciamo, dove stanno gli ostacoli più duri, dove stanno gli ostacoli più forti, più pesanti, diciamo, di metterli in pratica. Perché è vero, la vostra esperienza, l'esperienza degli insegnanti che spendono energie intellettuali, passione così bene nella scuola, fanno delle cose molto importanti, ma sappiamo tutti che poi, come dire, il risultato concreto delle nostre azioni rimane limitato perché la scuola è immersa e vive in un contesto sociale, economico, culturale che subisce suo malgrado e continua a subire. Giustamente questo documento e l'intervento della studentessa ha sottolineato moltissimo questo punto e mi piace sottolinearlo sempre perché mi pare che è il punto da cui partire, che è il tema delle diseguaglianze sociali. La scuola è luogo di riproduzione delle diseguaglianze, è luogo anche di conflitto, è luogo di conflitto perché dentro la scuola i vari gruppi sociali competono tra di loro per accaparrarsi risorse di conoscenza che poi devono poter spendere attraverso i loro figli in mercati del lavoro che, quando funzionano bene, premiano chi è riuscito a fare più strada, ad andare più avanti. E allora il problema del come, diciamo, la scuola riesce a fare da, come dire, a entrare in frizione con questo processo di riproduzione delle diseguaglianze è un problema di grandissimo momento e su cui, come dire, continuiamo a scontrarci sapendo che i margini di azione che abbiamo continuano ad essere molto limitati. Noi sappiamo oggi, molto meglio che in passato, è stato anche detto, che le capacità di apprendimento sulle quali poi si fonda la possibilità per i ragazzi di andare avanti nel percorso di studi, sempre ammesso che le famiglie abbiano almeno le risorse economiche per poterglielo consentire. Queste capacità di apprendimento si formano molto presto. Si formano nella primissima infanzia, quindi si formano già nella pancia della mamma e poi nei primi anni di socializzazione, si formano moltissimo nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. Quando i ragazzini arrivano nella scuola media, che è il momento in cui le diseguaglianze cominciano ad emergere in modo significativo, le diseguaglianze in termini di capacità di apprendimento cominciano a diventare conclamate e su cui comincia ad essere molto difficile intervenire, ecco, tutto questo percorso è avvenuto prima. E come si riesce a contrastarlo? Si riesce a contrastarlo dall'interno della scuola? È per questo che comunque sia corre l'obbligo di guardare fuori. Cioè, si è detto prima, i ragazzi, i bambini, i ragazzi hanno bisogno di scuole, hanno bisogno di una scuola come istituzione.
istruzione, non hanno bisogno di qualche strana trappola che attraverso le tecnologie o qualche altro marchingegno si inventi modi nuovi di apprendere, hanno bisogno di scuola. Sì, ma la nostra scuola appunto è immersa in una società che è cambiata, che cambia rapidamente, una società in cui le diseguaglianze sono aumentate in maniera clamorosa. C'è stato un tempo lontano ormai, dobbiamo tornare indietro agli anni 60-70, in cui le diseguaglianze sociali si sono ridotte nella società, sto parlando della società italiana ma non solo, e contemporaneamente nella scuola, no, si è diffuso un movimento che accompagnava questa riduzione delle diseguaglianze. Dagli anni 70 in poi la marcia si è invertita, oggi le diseguaglianze sono clamorosamente esplose e la scuola fa fatica, fa una grandissima fatica. E questo si, ecco, allora forse intanto da un lato bisogna cominciare a dire che questa è una priorità assoluta e che quindi l'investimento da fare fortissimo deve essere quello nella scuola primaria, nella scuola dell'infanzia, perché o si riesce a intervenire lì nel costruire, no, i meccanismi del processo di apprendimento, oppure dopo sarà sempre più difficile, ma forse bisogna anche interrogarsi, molti di voi lo fanno, e forse su questo bisogna insistere, lavorare di più e anche rendere più visibile ciò che si fa. Questo si fa anche lavorando molto col fuori della scuola, perché è soltanto, diciamo, in territori in cui il problema dell'apprendimento, il problema della crescita culturale, psicologica, fisica dei ragazzini diventa un problema di tutti, è soltanto in un contesto in cui la scuola riesce ad interagire positivamente col proprio ambiente esterno che forse qualche passo in questa direzione si può fare, altrimenti i meccanismi si autoriproducono e si autoriproducono in maniera assolutamente brutale. Pensate come oggi le famiglie dedicano molto più che in passato tempo, risorse a scegliere la scuola per i propri figli e come sono differenti le offerte formative nei vari tipi di scuola e come l'andare, già soltanto l'andare in una scuola piuttosto che in un'altra, può fare la differenza nelle chance che questi ragazzini avranno. Allora credo che questo sia uno dei primi temi su cui dobbiamo lavorare, riflettere, pensare molto, perché se non si riesce a scardinare qualcosa lì è molto difficile poi affrontare altre questioni, perché ripeto, noi troviamo già nella scuola media giochi fatti e il nostro è un paese che continua ad avere, per fortuna non è aumentato il numero degli abbandoni, almeno non in maniera visibile, però siamo uno degli ultimi paesi della graduatoria dei paesi europei sui tassi di abbandono scolastico e abbiamo un 17% di ragazzi che non arrivano a una qualifica o un diploma. È diffuso un movimento che accompagnava questa riduzione delle diseguaglianze. Dagli anni 70 in poi la marcia si è invertita, oggi le diseguaglianze sono clamorosamente esplose e la scuola fa fatica, fa una grandissima fatica. E questo si, ecco, allora forse intanto da un lato bisogna cominciare a dire che questa è una priorità assoluta e che quindi l'investimento da fare fortissimo deve essere quello nella scuola primaria, nella scuola dell'infanzia, perché o si riesce a intervenire lì nel costruire, no, i meccanismi del processo di apprendimento, oppure dopo sarà sempre più difficile, ma forse bisogna anche interrogarsi, molti di voi lo fanno, e forse su questo bisogna insistere, lavorare di più e anche rendere più visibile ciò che si fa. Questo si fa anche lavorando molto col fuori della scuola, perché è soltanto, diciamo, in territori in cui il problema dell'apprendimento, il problema della crescita culturale, psicologica, fisica dei ragazzini diventa un problema di tutti. È soltanto in un contesto in cui la scuola riesce ad interagire positivamente col proprio ambiente esterno che forse qualche passo in questa direzione si può fare, altrimenti i meccanismi si autoriproducono e si autoriproducono in maniera assolutamente brutale. Pensate come oggi le famiglie dedicano molto più che in passato tempo, risorse
a scegliere la scuola per i propri figli e come sono differenti le offerte formative nei vari tipi di scuola e come l'andare, già soltanto l'andare in una scuola piuttosto che in un'altra, può fare la differenza nelle chance che questi ragazzini avranno. Allora credo che questo sia uno dei primi temi su cui dobbiamo lavorare, riflettere, pensare molto, perché se non si riesce a scardinare qualcosa lì è molto difficile poi affrontare altre questioni, perché ripeto, noi troviamo già nella scuola media giochi fatti e il nostro paese continua ad avere, per fortuna non è aumentato il numero degli abbandoni, almeno non in maniera visibile, però siamo uno degli ultimi paesi nella graduatoria dei paesi europei sui tassi di abbandono scolastico e abbiamo un 17% di ragazzi che non arrivano a una qualifica o un diploma. Le situazioni non sono per niente facili perché il terreno è fortemente conflittuale, perché si sa che operiamo su un terreno in cui non c'è soltanto da fare bene delle cose, c'è da contrastare dei processi che poi coinvolgono i singoli, le famiglie, no? Che coinvolgono profondamente tutti noi. E non è facile, credo che non sia per niente facile. Sulla questione del lavoro, qui sono già state dette molte cose, cioè io credo che c'è stato, continua ad esserci, ahimè purtroppo, un grossissimo equivoco tra che cosa significa formare al lavoro attraverso la scuola, e allora il fantasma che si evoca è quello della scuola della formazione professionale, sia che questa passi nel curricula della scuola media superiore, sia che sia un canale separato, o che cosa significa, diciamo, far crescere dei ragazzi con delle buone capacità di apprendimento che possano consentire loro poi anche di inserirsi in maniera adeguata nel mercato del lavoro. Sono due modi di ragionare sulla questione totalmente diversi, mi pare che voi questo ce l'abbiate assolutamente chiaro, ma non è chiaro nei dibattiti, non è chiaro nelle discussioni, cioè, continua ad esserci su questo moltissima confusione. Forse su questo bisognerebbe anche ritornare ad essere più coraggiosi di quanto non lo sia stati negli ultimi anni. Perché? Perché se è assolutamente indispensabile che tutti i ragazzi che si affacceranno alla vita adulta e al mercato del lavoro negli anni a venire, qualunque lavoro si troveranno a fare, sia assolutamente necessario che tutti questi ragazzi abbiano sviluppato delle buone capacità di apprendimento, perché senza questo il loro futuro sarà con altissima probabilità un futuro di emarcitazione. Non c'è più un lavoro che include. Questo è un cambiamento di grandissime dimensioni. Voi pensate che quanto è stato un fortissimo meccanismo inclusivo la grande fabbrica, no? Quella che noi criticavamo tanto per il terrorismo, eccetera. Ma quello era un meccanismo inclusivo formidabile. Prendeva delle persone analfabete o delle persone che avevano un'esperienza professionale in tutt'altro campo, erano contadini, erano artigiani, li metteva dentro un processo tecnologico organizzativo all'interno del quale loro erano costretti ad imparare poche cose, ma l'imparare quelle poche cose, di farle in maniera molto ripetitiva, garantiva loro un livello di reddito accettabile, una condizione di vita accettabile, quasi sempre ad arrivare poi a una pensione, una vecchiaia tranquilla. Quel mondo lì non c'è proprio più. Non esiste nessun tipo di lavoro, né nell'industria né nel terziario, che abbia quella capacità di inclusione che quel mondo del lavoro che ci siamo lasciati in gran parte alle spalle aveva, perché il taylorismo non è morto. Molte lavorazioni si continuano a fare con quelle tecnologie, ma non c'è più quel modello di organizzazione del lavoro, di organizzazione dell'azienda che dà continuità, no? Che dà sicurezza. E allora se dei ragazzi escono dalla scuola, diplomati o non diplomati, con titolo o senza titolo, ma senza capacità di apprendimento, che significa non essere capaci di osservare, non essere capaci di mettere insieme informazioni, di elaborarle, essere capaci di imparare cose nuove, essere capaci di capire dove si è e che cosa si sta facendo. Se mandiamo in giro per il mondo ragazzi così, questi saranno destinati all'esclusione. Noi sappiamo che l'esclusione già ora sta crescendo in maniera vertiginosa. Allora,
la formazione scolastica questo deve dare, non si deve preoccupare, non può e sempre meno può. Se gli istituti tecnici di una volta potevano sfornare dei tecnici formati, perché quel mondo del lavoro si riproduceva più lentamente, perché era più facile costruire un curriculum immaginando un profilo professionale che durava nel tempo, oggi questo non è più vero. Nessuna scuola, ma neanche l'università, è in grado di tirar fuori il lavoratore, il tecnico, il professionista completo. Può tirar fuori delle persone che hanno sviluppato delle capacità di apprendimento, che hanno alcune conoscenze di base che consentiranno loro di imparare un mestiere, che sia quello del medico, che sia quello dell'operaio di Mondiale. E allora, però, se le cose stanno così, perché dico che bisogna essere più drastici, quindi non solo avere chiarezza su che cosa è scuola, formazione al lavoro dentro la scuola, che cos'è formazione professionale, ma bisogna avere il coraggio di dire che la formazione professionale è una cosa utilissima soltanto se è un anello breve che fa la congiunzione tra la fine di un percorso scolastico e l'inserimento nel lavoro, che si esca con la terza media, che si esca con il diploma, che si esca con la laurea. L'idea di avere un livello di scuola dentro la formazione professionale che surroga la formazione del cittadino, del futuro lavoratore, della persona competente e gli mette sopra anche la formazione tecnico-professionale è una grandissima illusione, non è più vero, non è più vero. Allora questo credo che sia un altro punto su cui bisogna riflettere e avere le idee chiare. La formazione professionale è una cosa assolutamente necessaria, nel nostro paese ce n'è troppo poca, funziona troppo male, ma deve avere questo compito. E allora se questo diventa un po' più chiaro, allora è più difficile fare tutte le confusioni che si continuano a fare e che si fanno. Io mi fermerei qui perché poi mi pare che abbiamo tanti altri interventi e quindi non vorrei farla troppo lunga, però ecco, mi pare che Se poniamo mente a queste due questioni e poniamo mente al problema del rapporto tra scuola e mondo fuori, su queste gambe che sono poi gambe, come dire, di interazione, cooperazione e di costruzione di alleanze, perché e sul versante delle diseguaglianze, sul versante del lavoro non dobbiamo mai dimenticarci che noi viviamo in contesti altamente conflittuali, altamente competitivi, e che se noi vogliamo tenere alta quella bandiera che voi tenete alta moltissimo nel documento, si apprende cooperando, si apprende facendo insieme, non si apprende attraverso la competizione, attraverso la distribuzione di premi, eccetera, eccetera. Io ci credo profondamente a questo. Credo che sia davvero profondamente vero che ci siano molte prove empiriche, che non sia un fatto ideologico, Però se si vuole tenere alta questa bandiera, allora bisogna spalancare le porte della scuola in un'interazione forte col mondo fuori, perché o questi valori vengono in qualche misura condivisi da qualcuno fuori, oppure diventano impraticabili, oppure vanno a far parte di quelle belle parole che noi riusciamo a scrivere, che riempiono le biblioteche degli istituti di pedagogia e che poi risultati pratici ne hanno pochi. La dimensione del valore conflittuale che queste idee hanno nella società, la consapevolezza che professare idee come queste significa scontrarsi con le competizioni, i conflitti, le visioni del mondo che stanno fuori dalla scuola, ci deve indurre necessariamente ad aprire le porte, ad aprire questo dialogo, perché se non lo si apre noi proviamo a cercare di difendere delle isolette, ma che diventano sempre più piccole, sempre più miserelle. Grazie.